Avete visto? No, semplicemente siete qui perché non fa la tele due ore o perché vi interessa? Non mi interessa. A uno almeno interessa. Allora, che cos'è Arduino? È una scheda con un microcontrollore e che permette di avere un po' di ingressi e un po' di uscite. Ora ve lo faccio vedere un po' più in dettaglio, piano piano. Vorrei arrivare subito poi al sodo. Questa scheda è prima di tutto italiana, quindi è un prodotto realizzato in Italia, progettato in Italia, e che permette di fare tante piccole cosine carine, dalla semplice accensione LED che vedrete fino ad arrivare a cose più complesse. C'è chi ci fa i robot, c'è chi ci ha realizzato un impianto d'antifurto a casa, c'è chi lo utilizza addirittura per fare delle presentazioni all'interno di mostre, di esposizioni particolari. Il sito di riferimento è www.arduino.cc, quindi se vi interessa, se volete acquistarlo, se volete avere maggiori informazioni, potete andare su questo sito. Sapete cos'è internet? Sì. Duci. Qual è lo scopo? Lo scopo è in generale, è generalmente quello di integrare Arduino con qualcosa che voi volete integrare o che volete gestire. In passato i microcontrollori erano comunque difficili da pilotare, invece con Arduino è molto più facile per esempio pilotare le luci, i motori, degli attuatori, quindi accendere qualcosa, rendere per esempio la casa maggiormente domotica. E per chi è creato, un po' per tutti, per chi vuole divertirsi e non c'è bisogno di avere conoscenze molto approfondite di elettronica. E generalmente comunque viene definito come una piattaforma di prototipizzazione elettronica open source. Ora ci arriviamo a cosa significa questa frase. Perché Arduino? Perché è facile da gestire, è facile da capire come funziona anche se non lo conoscete, perché la programmazione è molto semplificata. Il costo è contenuto, siamo intorno ai 30-35 euro di costo, c'è tantissima documentazione, la comunità è molto vasta e soprattutto, come vi dicevo, è un prodotto italiano. Perché si chiama Arduino? Che nome strano. Semplicemente perché il team che ha sviluppato questo prodotto si riuniva in un pub che ha il nome di Arduino, quindi hanno deciso di intitolare il microcontrollore come lo stesso nome del bar, che in realtà è il nome di un vecchio re d'Italia del 1200. Come vi dicevo, è un prodotto italiano, il team è fatto da più persone, ma in particolare la persona che l'ha ideato, ex professore di design, è Massimo Panzi. Perché è un prodotto di successo? Perché voi potete metterci le mani, potete fare quello che volete, potete espandere la soluzione che voi comprate, potete addirittura copiare quello che è stato già fatto su internet e aggiungere qualcosa. Volete per esempio non solo accendere un LED, ma oltre a accendere il LED volete sentire una musichina, va bene, prendete quello che è già fatto e realizzate solo il pezzo che manca. A differenza invece degli oggetti che voi utilizzate normalmente, per esempio il vostro PC con Windows, il software che utilizzate non è toccabile, non potete sapere come è stato realizzato e generalmente non potete metterci le mani dentro e modificarlo. Il prodotto è sia un prodotto open hardware che open software. Per open software intendiamo tutto quel software che in generale viene distribuito con i codici sorgenti. Sapete cos'è un codice sorgente? No. Avete mai scritto un programma? Sì, forse. Comunque, nel momento in cui voi volete realizzare un programma, dovete, attraverso la scrittura del codice sorgente, definire cosa deve fare questo programma. Il programma viene poi compilato e l'eseguibile è quello che voi utilizzate normalmente. Nel mondo open source, la parte di codice sorgente è distribuita, quindi potete sapere cosa c'è dentro, come è fatto. Stessa idea per l'open hardware. Nell'open hardware voi trovate già tutti gli schemi di funzionamento, trovate come realizzarlo, addirittura voi potreste non comprarlo, ma semplicemente andare a comprare i singoli componenti e andarli a saldare o programmare nel caso della Apple. Com'è che si spende di più, così o in altra maniera? Dipende quanto tempo c'hai. Se all'inizio hai poco tempo, vuoi subito arrivare al soldo di come viene comprarlo e costa un pochino in più.
Se invece vuoi divertirti e vedere come funziona, ovviamente ti conviene far tutto per il problema normale. Ah, e comunque il problema di fare un PCP, comunque dovresti comprare il PCP già pronto. Quali sono le caratteristiche? In particolare su Arduino trovate un microcontrollore della Atmel, trovate sia porte che uscite analogiche e digitali, la tensione di ingresso è variabile, va normalmente dai 6 volt ai 20, è programmabile via USB, quindi lo attaccate a un computer, fate quello che volete, è espandibile, è flessibile e vi permette, come poi vi farà vedere Salvatore, di gestire sia segnali anche complessi oppure motori passo passo. Vi ho messo una bella foto per farvi vedere alcuni di questi Arduini. Esistono 20 tipologie diverse, quello più famoso è questo, e questo è quello piccolino piccolino. Con questo per esempio potete integrarlo ovunque perché sono pochi centimetri. Come fate a collegare Arduino e a programmarlo? Attraverso il cavo USB, quindi basta un USB per poter alimentare l'Arduino e programmarlo. L'alimentazione, come vi dicevo, è via USB oppure attraverso il pacco batteria o comunque attraverso il jack di alimentazione oppure attraverso un ingresso che è presente proprio sulla scheda. A secondo dell'ingresso che utilizzate potete variare leggermente la tensione, in generale viene accettata dai 6 ai 20 volt, ma viene consigliata di utilizzare quella da 7 ai 12. Arduino poi fornisce per le schede che voi andate a montare o per i prodotti che andate ad attaccare una tensione o di stabile o di 5 volt o di 3 volt e 3. A questo punto come fate a programmare Arduino? L'ho comprato, lo voglio usare, voglio per esempio permettere di accendere un LED. Semplicemente utilizzo un linguaggio di programmazione simile al C++, ma in realtà molto molto più semplice, che prende il nome di Wiring o semplicemente proprio di Arduino Language. Viene utilizzato un tool di sviluppo, che fra poco vi faccio vedere, e il tool di sviluppo è multipiattaforma, quindi avete un Windows, avete un Mac, avete Linux, non c'è problema, esiste l'eseguibile, potete utilizzarlo. Tutto è ovviamente gratuito, quindi voi scaricate il software dal sito e fate ciò che volete. Questa è la schermata dell'IDE, è molto abbastanza intuitiva, e all'interno della piattaforma di sviluppo trovate tantissimi esempi, sono anche l'hardware che vi occorre per poterlo realizzare. Un'altra cosa importante è: ma come faccio a capire come funziona, come imparo nuove funzionalità? C'è tantissima documentazione sul sito, c'è tantissima documentazione all'interno dell'IDE, ma soprattutto c'è una comunità molto grossa, ci sono tantissimi forum, ci sono tante scuole che in realtà hanno messo in linea delle informazioni che voi potete andare a consultare. A questo punto ho Arduino, voglio agganciarci vicino a qualcosa, ora questo ve lo faremo vedere proprio in dettaglio. E come faccio ad agganciarci altri oggetti? In generale lo posso fare o con una basetta mille fori, e quindi invece di creare il mio PCB, visto che è una prova, posso utilizzare una basetta mille fori e poi con il saldatore farmi le mie piste, oppure con una breadboard, oppure semplicemente utilizzando degli oggetti già fatti, chiamati shield, perché vanno ad attaccarsi uno sopra l'altro su Arduino per avere funzionalità sempre successive. Per esempio in questo caso avete un lettore, un display LCD, avete, credo che sotto sia un controller per i motori o qualcosa del genere e così via. Vi facciamo vedere qualcosa di pratico ora?